La messa crismale che il vescovo concelebra con i presbiteri e durante la quale benedice il Santo Crisma e gli altri oli è considerata una delle principali manifestazioni della pienezza del sacerdozio del vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri con lui. Nella celebrazione in cattedrale il vescovo Pierantonio ha esortato i presbiteri ad essere uomini di comunione, a maggior ragione in un contesto segnato dalle divisioni. La nostra cattedrale ci vede nuovamente riuniti a celebrare insieme l'Eucaristia con la consacrazione dei santi oli che verranno poi distribuiti alle nostre comunità parrocchiali. L'esperienza drammatica e dolorosa della pandemia ci ha costretti in questi ultimi 2 anni a un'assenza forzata e a una partecipazione a distanza. È per tutti noi motivo di profonda gioia convenire di nuovo qui, nel cuore della nostra diocesi, e rinnovare come ministri del Signore l'offerta della nostra vita per l'annuncio del Vangelo e per la santificazione della Chiesa. La messa del Crisma si colloca in prossimità della celebrazione del Cristo morto, sepolto e risuscitato. Dal mistero pasquale, cuore e centro dell'intera storia della salvezza, scaturiscono i sacramenti e i sacramentali, che significano e realizzano l'unità organica di tutta la vita cristiana. Con il Crisma consacrato dal vescovo vengono unti i neobattezzati e segnati in fronte ai candidati alla confermazione. A sua volta, l'unione con l'olio dei catecumeni prepara e predispone i catecumeni stessi al battesimo. E infine, l'olio degli infermi reca ai malati sostegno e conforto nelle loro infermità. Durante la messa crismale sono stati ricordati il 25esimo, 50esimo, 60esimo e 70esimo di sacerdozio di alcuni presbiteri.